Buongiorno amici, oggi parleremo di siciliano. Il siciliano è una lingua o un dialetto? Il mondo accademico è spaccato in due fazioni. C'è chi propende per l'appellativo di lingua e chi propende per l'appellativo di dialetto. Facciamo un po' di chiarezza. Cos'è un dialetto? È un codice linguistico che deriva da una lingua ufficiale parlata in un'area circoscritta rispetto al territorio nazionale. Il siciliano sembra avere questa caratteristica. Infatti è parlato in un'area più circoscritta che la regione Sicilia rispetto al territorio nazionale, ma non è un dialetto della lingua italiana. Allora, se non è un dialetto, è una lingua. Secondo il politicamente corretto, non sarebbe neppure una lingua, in quanto non gode di riconoscimento ufficiale, che è poi la vera causa che ne favorisce la condizione a codice subalterno. Quindi abbiamo da una parte chi lo chiama dialetto, convinto di non fare nessun torto al siciliano. Dall'altra parte c'è che invece chi si incazza come un matto quando si preferiscono altri appellativi a quello di lingua. Perché chiamare dialetto ciò che è lingua? E perché chiamare lingua ciò che politicamente è un dialetto? Ma lasciamo da parte il politicamente corretto. Il siciliano è una lingua neolatina come l'italiano, il portoghese, lo spagnolo, il francese. L'UNESCO la definisce lingua minoritaria. Vogliamo dunque chiamarla lingua non riconosciuta oppure lingua in attesa di riconoscimento? Sarebbe una via di mezzo per rinsaldare finalmente la spaccatura del mondo accademico che, oltre a quello politico, ha in mano il futuro del siciliano.